Ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un nuovo video make up. Sì, manco da tantissimo e io ogni tanto mi prendo un po' queste pause piuttosto lunghe da YouTube. E adesso è estate, quindi sono un po' più libera, anche se libera un parolone, però comunque trovo un po' di tempo per girare dei video. Mi dovete scusare se guardo sempre da quella parte, ma ho una nuova macchinetta fotografica grazie a Matteo, mio amore, che mi ha preso una macchinetta, lui e la sua famiglia me l'hanno regalata, quindi ho appunto lo schermo frontale con cui posso vedermi, vi vedo se insomma mi trucco bene o no, se sono a fuoco, il che è una salvezza. Comunque oggi vado a fare un video make-up. Avevo già in mente la tipologia di trucco che volevo fare, ma non sapevo come chiamarla. E così ho optato per make-up estate 2018. Perché? Perché è il trucco che sto facendo molto più spesso quest'anno. L'ho fatto in occasione di due matrimoni a cui sono andata e mi piace perché è fine, delicato e risalta tantissimo il colore degli occhi. E non è carichissimo, però non è nemmeno insomma naturale, no. E in ogni caso comunque si può replicare per le sere, insomma quando si esce, quando si va da qualche parte, quindi è un trucco passepartout, potremmo definirlo così. Allora, io inizio applicando il primer. Questo è il primer che mi è stato inviato da non ricordo il nome su Instagram, però praticamente è un'azienda di Instagram e mi hanno omaggiato di alcuni prodotti, tra cui due creme viso e il primer. E le creme viso le sto utilizzando, cioè una di quelle le sto utilizzando e mi piace molto, anche se forse non è strettamente indicata per l'estate perché è molto grassa. Invece il primer mi piace molto di più. Devo dire che tiene parecchio il trucco. Ok, un attimo zoomato perché altrimenti il trucco non si vede e il video non ha senso. Come fondo uso l'Infallible di L'Oreal, è il mio fondotinta preferito per l'estate perché ha la giusta copertura e poi non può essere utilizzato per l'inverno, almeno su di me, perché le tonalità sono troppo scure per la mia carnagione classica. Adesso che sono abbronzata invece utilizzo perfino la 24, che è beige doré, quindi figuriamoci, e vado ad applicare appunto il fondo. Adesso non ho molte imperfezioni, se non fosse per qualche occhiaia, qualche, oddio, forse col fondo me l'ha un po' coperta, però sono abbastanza accentuate. In ogni caso no, ho dimenticato il correttore aranciato giù, quindi parto subito con il baking. La cosa che vi voglio far vedere in questo video principalmente è il trucco occhi, quindi il trucco viso lo faccio per esigenze, diciamo, perché altrimenti non potrei fare il trucco solamente occhi perché il viso sarebbe bruttissimo. Però l'indiana, come vedete, applicando il correttore più chiaro vado a illuminare tutta la parte del contorno occhi e questa tecnica mi piace tanto perché soprattutto in estate mette un sacco di rilievo la parte sopra del tutta questa parte qui, la parte alta, il che mi piace tantissimo. Ora applico la Brighten Up di Essence, l'ho fatta scoprire Deborah, Deborah Fully, e l'ho adorata dal primo momento. Questa si può utilizzare anche come cipria normale, però io la utilizzo con il baking solamente. Basta applicarne in una quantità piuttosto alta, nelle parti che ci interessano maggiormente. Adesso come vedete avrò un'ombra qui sotto, però dopo la andrò a togliere l'eccesso. E infatti questo mi aiuta perché vado a fare il trucco occhi. Tutto il prodotto che cadrà in eccesso qui sotto, quindi tutto l'ombretto che cadrà, lo andrò a eliminare. Adesso applico il primer Occhi Too Faced, che è il mio preferito. E io ho questo piccolo perché non so in realtà se esista forse a farle più grande, credo proprio di sì. Perché io ho, come dire,
ho preso le palette e quindi mi è stato dato il regalo con le palette, per questo la mini size, altrimenti la taglia più grande sarebbe stata meglio, anche se vi devo dire questo ce l'ho un po' e dura parecchio. Ora vado a fare un trucco che mi piace tantissimo. Andrò a combinare adesso due ombretti liquidi, questi sono di NYX, li ho presi da Macchinaia. Sono il colore rose pearl, dovrebbe essere, esatto, lo 02, che è un rosa perlato, e questo che è invece un fucsia, e si chiama Whimsy, non lo so pronunciare. In ogni caso andrò a fare questo. Innanzitutto applico il colore più chiaro su tutta la palpebra mobile. Mi piacciono molto questi colori perché si possono lavorare facilmente con nessunissima difficoltà e sono perfetti perché almeno questo colore dà luce un sacco, quindi anche solo per un trucco da giorno applicare questo e quel mascara secondo me è già perfetto. Ora, prima di procedere, applico un colore che non vi posso far vedere. No, forse sì, prendo l'altro. Applico questo di Nabla che è... non ricordo il nome, di cui non ricordo il nome perché l'ho creata io questa palette. Però questa è della collezione dell'anno scorso e prendo questo qui. Non ricordo come si chiami, magari andandolo a vedere poi sul loro sito ve lo dico. Quindi vado a fissare il colore che ho usato prima in crema con questo in polvere. Ok, mi vedete di nuovo in zoom, però avrebbe più senso mettere lo zoom in un trucco. Allora, vado a fissare. Ora vado a prendere il colore di cui vi parlavo prima, questo fucsia, e lo metto praticamente alla fine dell'occhio. Creando una sorta di C. Lo sfumo verso l'alto e fuori. Prendo questa palette che sarebbe quella della Too Faced, questa qui con Parigi. E non ricordo come si chiama, purtroppo me li devo scrivere, penso che me li devo scrivere sulle palette perché altrimenti è un guaio. Prendo un colore che è fucsia e si chiama Party Dress. Se avete questa palette potete andarlo a vedere, per me adesso è troppo scomodo prendere la palette ogni volta e farvela vedere, però è praticamente lo stesso identico colore, vedete, è praticamente uguale a quello in crema, e vado solamente a fissare. Ok, ora vado a sfumare, prendo un pennellino abbastanza grande, questo è di Essence, mi piace tanto perché sfuma molto bene, essendo molto grande sfuma proprio bene e ha le setole morbidissime, quindi mi piace tanto. Ora sono a fuoco? Forse ero fuori fuoco. Ora, con la palette di prima di Nabla e un pennello da sfumatura, vado a prendere quest'altro colore. Questo qui. Questo. E lo metto nella piega dell'occhio. Quindi applico appunto questo colore, lo uso come colore di transizione praticamente. Ok, fatto. Ora, sempre con lo stesso pennello di prima, vado a sfumare. E con il pennellino con cui prima ho utilizzato il fucsia, vado a prenderne un altro po' di colore e lo metto su giù. E creo proprio una continuità. Ok. Poi, un altro pennellino. Prendo un nero, questa volta. Mi vado a creare un po' di profondità all'occhio.
lo metto solamente qui nella parte finale, lo mescolo qua. Io sto un po' variando il trucco, quello che vi avevo detto che ho fatto durante le cerimonie, anche perché da una cerimonia all'altra già l'avevo modificato, cioè già l'avevo reso diverso. Vi posso dire però che ho utilizzato entrambe le volte, questa volta ho deciso di no, una matita nera con la mina molto morbida. Quindi l'ho messa proprio come una matita sugli occhi, senza però fare attenzione alla precisione. E l'avevo sfumata per bene e quindi mi aveva dato molta profondità all'occhio. Questo è un trucchetto che insomma si può usare. E mi piaceva perché anche solo con quella, quindi anche senza eyeliner, andava bene. Il trucco l'ho quasi completato, il trucco occhi. Ok, bene. Adesso, mettiamo a fuoco, vado a mettermi l'eyeliner. Per questo mi appoggio qui perché è un po' più scomodo. Quindi ci vediamo praticamente quando finisco appunto di applicare l'eyeliner, perché altrimenti sono scomoda che mi devo appoggiare per applicarlo. Quindi tra pochissimo. Allora, rieccoci, sì, il faccione è impressionante. Cosa ho fatto? Ho applicato l'eyeliner e ho messo solamente la matita sotto e ho piegato le ciglia. Adesso vado a mettere il mascara. Quello che uso io è Mega Volume Collagene 24 ore di L'Oreal. Mascara messo, adesso passo alle sopracciglia che necessitano di restauro immediato perché... guardate, cioè... no, ok, una fatta, guardate la differenza, è impressionante. Io cosa faccio per andare a fare le sopracciglia? Vado a creare una linea sotto, quindi una linea immaginaria che mi unisca i peletti, quindi giù, creo una sorta di limite. Sfumo verso l'alto, poi vado a fare la stessa cosa sopra, quindi creo la linea e poi vado a riempire dentro. Io non ho le sopracciglia simmetriche tra di loro, quindi sono diverse, lo so, però purtroppo non posso farci niente perché troppo finte poi non mi piacciono. Io adesso cosa ho fatto? Sono andata solamente a riempire i buchetti e a darle una forma che dovrebbe essere la propria, più definita, perché altrimenti ho dei peletti sparsi ovunque, in poche parole. Adesso vado a togliere l'eccesso di cipria di prima. E prima di terminare il trucco vado a fare una sorta di contouring, però solamente con le polveri. Ripeto, per le cerimonie a cui sono andata ho fatto un trucco più elaborato in viso. Sfumare, sfumare. Quindi ho fatto il contouring proprio con i prodotti di Mulac in crema. E infine illuminante. Qui vi ho portato un'altra opzione. Questa è praticamente è l'illuminante di... non so come si dica. Questa marca qui tipo W7. È possibile acquistarla su Maquillaia. Ed è praticamente un illuminante liquido. Qui potete giocare moltissimo con questo, perché potete metterlo qui, 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 quindi utilizzandolo come illuminante, ma potete anche fonderlo al fondotinta, quindi avere una base molto più luminosa. Inoltre potete anche applicarlo, che ne so, sulle spalle, le clavicole, per renderle un po' più
ma io non lo faccio perché ho sempre paura di macchiarmi i vestiti. Comunque, adesso cosa faccio? Lo vado ad applicare come avevo detto prima. Quindi lo metto qua, qua, alla punta del nasino, però non tanto perché io non ho un nasino ma ho un nasone, quindi se metto molto illuminante me lo va a evidenziare ancora di più. E ho già la pallina sul naso. Si può sfumare tranquillamente con le dita, però mi sono accorta che con il pennello mi piace di più perché comunque mi toglie un po' di prodotto in eccesso e me lo sfuma molto molto meglio. Come ultimo step per l'illuminante ne applico un po' sul pennellino con cui prima ho messo l'ombretto chiaro e lo metto sotto il sopracciglio, quindi sotto l'arco, e lo picchietto, tac tac. Infine rossetto, mi verrà a togliere questa pinzetta da nonna papera. Per il rossetto io ho scelto quello di Wycon che si chiama My Lipstick nella colorazione Caramel. Anche qui insomma potete variare, io ho utilizzato una volta il rossetto, una volta la tinta labbra per le cerimonie. Però insomma, l'importante è che non scegliate un rossetto tipo rosso, arancione, qualcosa che comunque si abbini sempre al trucco occhi. E inoltre anche qualcosa che sia sempre sul finish, tra virgolette, nude. Quindi non un rosa shocking, un rosa baby, qualcosa di molto 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 forte. Ragazzi, questo video è terminato, spero tantissimo che vi sia piaciuto. Mi dispiace se ho guardato per la maggior parte del tempo lì, però è una questione di abitudine, quindi con il tempo spero che passi. In ogni caso spero che questo video vi sia piaciuto e aspetto al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi, lasciatemi un mi piace e anche un commento, perché no, mi fa molto molto piacere. E bacione, ciao, alla prossima.